Siamo alla vigilia di Pistoiese Giana Erminio, il big match della 24esima giornata del campionato di Serie D, girone D. Mister, lei sarà costretto a guardare la partita, a seguirla dalla tribuna perché squalificato, però intanto ci sono stati pochi giorni per preparare questa gara, ma come si è cercato di prepararla? Beh, quando hai delle partite infrasettimali ovviamente si accorciano i tempi di recupero, si accorciano i giorni per poter preparare una partita e quindi abbiamo ottimizzato i tempi e sicuramente magari con meno intensità abbiamo svolto degli allenamenti soprattutto a livello tattico, sfruttando anche magari più lavori sulle palle inattive. E penso che domani andremo a fare una grande prestazione e speriamo che ne possa venire fuori anche un bel risultato. Scontro diretto fra due contendenti alla promozione, 9 sono i punti, ricordiamolo, di distacco. Questa Pistoiese cosa dovrà cercare di fare per fermare questa Giana e quindi accorciare? Ma sicuramente metterci il cuore, quello che i ragazzi hanno messo il secondo tempo di Sant'Angelo. Poi ovviamente per vincere le partite ci vuole un po' di fortuna e ci vuole tanta qualità. Noi l'abbiamo e dobbiamo averne di più all'interno della partita, non in determinati momenti, ma cercare di essere il più continui possibili. E perché solo mettendo sotto pressione la loro difesa, la loro squadra, possiamo cercare di far male e di poter far gol. Due assenze importanti, quella di Viscomi e di Boccardi, quindi una formazione ancora da rivedere. Sì, no, purtroppo mercoledì siamo stati sfortunati da questo punto di vista e abbiamo avuto questi due infortuni. Viscomi si pensava qualcosa di peggio, invece potrebbe saltare solo questa partita, e Boccardi magari qualche settimana in più, però sicuramente chi andrà in campo, si è visto anche mercoledì che i cambi, le sostituzioni sono molto importanti all'interno di un gruppo, all'interno di una squadra, sono quelle che poi alla fine ti fanno anche, come è successo a noi mercoledì, pareggiare le partite o addirittura vincerle. Penso che domani il pubblico potrà essere il nostro 12° uomo in campo. Buone notizie dal mercato, la prossima settimana avrà un attaccante e un difensore in più a disposizione. Sì, un ragazzo spagnolo, Ivan Martin Gomez, e un difensore austriaco, Michael Martic, 2000, che verranno a darci una mano per il proseguo del campionato.